We had a fire and I didn't kill you. Signori e signori, benvenuti su un nuovo e fantastico video, video classifica. Allora, un po' che non facevo questi video un po' classifiche delle 20, 10, 15 cose, ho detto oggi lo facciamo e quindi ho trovato questo argomento un po' divertente che ho trovato sul web, che c'era questo sito che elencava le 20 cose strambe che i giapponi facevano nell'era Showa e non fanno più adesso. L'era Showa è il periodo della pace illuminata, è il periodo della storia giapponese corrispondente al regno dell'imperatore Hirohito. È stato il regno più lungo tra tutti quelli degli imperatori giapponesi. Finita questa descrizione super quark, allora volevo analizzare adesso queste 20 cose, questa classifica che ho trovato online, che insomma l'ho trovata anche divertente, perché alla fine l'era Showa è fino all'89, quindi fino a 30 anni fa, cose che erano normali in Giappone e adesso sono stranissime. Ragazzi, come sempre vi ricordo che sul canale a cazzo domani uscirà la versione con le foto, quindi chi volesse approfondire mi raccomando iscrivetevi anche al mio altro canale, così potete vedervi anche l'altra versione e potete vedere delle immagini. Ma adesso iniziamo. C'ho qua il mio computerino che addobberemo con queste luci di Natale e adesso guardate in che condizioni. E adesso andiamo a leggere questa classifica e ne analizzerò con voi. Al primo posto troviamo la carne di balena. Questa è la carne di balena, era spesso usata nei benti degli studenti. Quando se la portavano a scuola, proprio si portavano il bento. Sapete che vi ho fatto anche il video sul bento. Se la portavano e mettevano praticamente dentro questi loro bento una scatoletta di carne di balena. Il consumo di carne di balena comunque sono state consumate per tutti gli anni 80 e hanno avuto il picco nel 1972, l'anno in cui sono state consumate 220.000 tonnellate di carne di balena solo in quell'anno. Non so se sapete, però per molti giapponesi magari più anziani la carne di balena è abbastanza natsukashi, vuol dire che insomma gli ricorda i vecchi tempi, è un po' nostalgica la sensazione che hanno legata alla carne di balena. Ah, se non lo sapete, in Giappone adesso è di nuovo legale la caccia alle balene, però questo video non voglio parlarne, magari se vi potesse interessare ne parlerò in un altro video di cosa penso al riguardo del consumo di carne di balena o comunque anche alla caccia delle balene. Poi passiamo al secondo punto. Il secondo punto è una cosa che tra l'altro questa me l'hanno raccontata in prima persona anche molti giapponesi, è il fatto che gli insegnanti potevano comunque dare schiaffi o anche dare un pugno ai loro studenti se magari non rispettavano le regole, non portavano i compiti o addirittura se andavano in marina e se bigiavano la scuola, il giorno dopo si preparava con un rasoio e l'insegnante avrebbe tagliato poi i capelli di quell'alunno che ha bigiato la scuola. Questo vi assicuro che a me ha scioccato, però me l'hanno detto molti magari amici giapponesi un po' più anzianotti che mi hanno raccontato queste vicende. O magari addirittura se erano in ritardo o se un giorno per qualche motivo non si erano presentati a scuola, gli stessi studenti si rapavano a zero e si presentavano. E non è una cosa così assurda, cioè anche in certe company magari se succede qualcosa così, se fai una cosa sbagliata magari ti rasi i capelli a zero. Adesso questa cosa si è un po' persa, però se ci pensate anche quell'AKB che era stata sorpresa uscire dall'appartamento di un ragazzo, una delle AKB che hanno scritto nel contratto che non si può assolutamente avere un moroso, l'hanno un pochino scoperta così, si è rasata i capelli a zero, ha chiesto scusa, quindi capita una cosa grave. Comunque le punizioni che potevano dare in quegli anni erano assurde, tipo potevano farti stare magari dietro la lavagna in piedi oppure sulle ginocchia, veramente atroce. Però mi ha detto mia mamma che in realtà anche nelle scuole italiane, se magari usavi la sinistra per scrivere, gli legavano la mano dietro al banco perché doveva scrivere assolutamente con la destra. Quindi insomma alla fine tutto il mondo è paese. Poi il terzo posto, questa è una cosa secondo me divertentissima, è che nelle stazioni una volta c'erano praticamente delle lavagne in cui le persone potevano scrivere magari dei messaggi per i loro amici, magari che ne so, erano arrivate prima e gli avrebbero detto ti aspetto al bar tai dei tali, oppure oggi non sono potuto venire quindi non lo so, scusa. E quindi c'erano queste lavagne in cui la gente poteva lasciare dei messaggi. In un periodo in cui non c'erano i cellulari era un modo conveniente e utile per potersi aggiornare se magari ci si dava appuntamento in una determinata stazione. L'ho trovato divertente, se ci fosse ancora io lo userei, mi sembra divertente come cosa. La quarta cosa strana adesso per noi è che fino al 2008 in Giappone non si era obbligati ai passeggeri che stavano seduti nei sedili di dietro a legarsi la cintura. Non so se era così anche
anche in Italia. Non so quando è entrata la legge che adesso tutti si devono legare la cintura. Comunque devo dire che anche al giorno d'oggi, anche se c'è scritto in molti taxi che devi metterti la cintura, in realtà molte persone non lo fanno. Anch'io devo dire che ho preso dei taxi e non ho sempre messo la cintura, però voi mettetevela sempre, perché la sicurezza prima di tutto, come si dice in Giappone, anzen daichi, sarebbe sicurezza prima di tutto. Poi, la quinta di queste cose è che dovete sapere che in Giappone durante lo Oshogatsu i negozi chiudevano e praticamente non si poteva comprare nulla. Quindi prima che ci fosse questo Oshogatsu, le mamme praticamente, o i genitori insomma, preparavano questo Osechi Ryori, che poi avrebbero consumato in tutti quei 5 giorni che vanno dall'1 al 5 gennaio di Oshogatsu, in cui i negozi erano chiusi. Questo Osechi Ryori a me personalmente non fa impazzire, Osechi Ryori, però è una cosa che comunque è rimasta nella tradizione, un po' come tantissime tradizioni giapponesi, infatti tuttora si possono comprare in quel periodo. Il sesto posto, beh, in realtà io sto facendo una classifica dall'1 al 20, però voi considerate che sto andando sempre in giù, quindi queste sono le cose un po' meno scandalose, poi andando in su le cose per cui i giapponesi si sono sorpresi di più. Quindi questa è il sesto, però in realtà sarebbe al 14° posto. E il 14° posto c'è il fatto che potevi fumare nelle ore di lavoro tranquillamente nella tua scrivania. Vabbè, forse anche in Italia. Al settimo posto è che potevi, questa è una cosa che in realtà succede anche in Italia, perché io ho preso un pacco su Amazon proprio l'altro giorno e mi era stato scritto che se volevo dare il numero magari di un vicino che magari prendesse il pacco con me. Beh, ma ragazzi, vi giuro che è arrivato un pacco adesso, ci vediamo tra un attimo, ciao. Oh mio Dio ragazzi, ma io non l'avevo programmata sta cosa, ma oggi proprio stavo aspettando un pacco. A fine video apriamo il pacco e scopriamo che cosa vi è arrivato. Ah, scusate, ho fatto 4 piani di scale tutte di corsa. Ah, non c'ho più l'età ragazzi. Vabbè, allora andiamo avanti. Allora, questa cosa dei pacchi è il fatto che in Giappone, mamma mia, troppo ridere, sto ancora ridendo. Vabbè, in Giappone in passato il vicino poteva firmare per ricevere un pacco per te e poi te l'avrebbe dato, viva la fiducia. In Italia anche adesso tuttora si può fare, insomma su Amazon puoi scrivere comunque il numero di un vicino che magari può prendere il pacco con te, mentre in Giappone adesso mi sembra che non si può fare, cioè tu non puoi prendere il pacco per qualcun altro, anche se lo fai in buona fede, eviti. Al 12° posto troviamo gli insegnanti che potevano fumare nelle aree professori. Questa è una cosa interessante perché se magari avete visto Great Teacher Onizuka, c'era lui che fumava magari per la scuola. È una cosa adesso in Giappone che non può assolutamente succedere, infatti è vietato assolutamente fumare in tutte le aree degli edifici scolastici. All'11° posto troviamo i minorenni che potevano comprare sigarette e alcol a patto che dicessero al negoziante che l'avrebbero comprate per un adulto. E comunque, anche se non volevano raccontare questa bugia, potevi comunque prendere sigarette e alcol anche dai distributori, perché non c'era il check dell'ID che c'è adesso. Ah, bei tempi. Ma devo dire che in Giappone comunque il popolo giapponese è un popolo molto onesto, quindi proprio non penso che racconterebbe delle bugie per riuscire a comprare l'alcol, neanche i giovani, almeno specie in quegli anni. Adesso magari le cose sono cambiate. Comunque ragazzi, uso questo pacco per mettere le luci di Natale, che così finalmente abbiamo trovato un modo per fare anch'io lo youtuber fico, no? Dai, lasciate un mi piace, che così insomma, giusto per le luci di Natale. Andiamo avanti allora con al 10° posto. Dovete sapere che fino al 1975 non serviva il casco per guidare la moto, invece adesso, vabbè, adesso è obbligatorio, e dal 2008 è anche obbligatorio per dei bambini al di sotto dei 13 anni indossare il casco anche per andare in bicicletta. Vabbè, poi c'è da dire che comunque negli anni passati giravano anche meno macchine, quindi probabilmente era anche meno pericoloso andare in giro senza casco. Adesso invece con tutte le macchine che gira è comunque giusto che ci siano adesso delle norme per la sicurezza. Poi, questa è una cosa bellissima che soprattutto a noi italiani farà molto molta invidia, è che in Giappone non esistevano tasse sul consumo. Infatti la prima tassa sul consumo è stata introdotta da Noboru Takeshita, che nel 1989 ha introdotto questa tassa e era settata al 3%. Poi nel 97 è aumentata al 5%, infatti io i primi periodi che ero in Giappone era ancora al 5%, e poi dal 2014, quindi recentemente, è stata alzata all'8%. Nel 2019 si pianifica di innalzarla al 10%. Insomma, il mondo va così. Poi andiamo avanti con il nudo in TV in Giappone. Il nudo in TV non era assolutamente un problema, non come qui in YouTube che basta che dico una parola come e vengo subito demonetizzato. In Giappone praticamente fino al, ma fino anche recentemente, fino agli anni 90, tra l'altro andava anche in onda un programma
programma chiamato Jikan Desho. Io non l'ho mai visto, ma me l'hanno raccontato degli amici giapponesi un po' anzianotti, e mi hanno detto che in questo programma facevano vedere un sacco di gnocche di bambù che si facevano il bagno, e era uno dei motivi per cui questo programma era così popolare. Tra l'altro li mandavano in onda nelle ore di punta, e non solo comunque il nudo, cioè un pochino tutto era meno politically correct, diciamo, la TV giapponese. Per esempio avevano fatto degli show anche su quel cannibale, che magari se vi interessa faccio un video in futuro, che aveva mangiato una francese, era tornato in Giappone, poi non l'hanno arrestato, ha scritto un libro, ve ne parlerò in futuro comunque, poi ve lo racconto. E hanno fatto degli show anche divertenti con lui, quindi la TV in Giappone una volta era proprio senza morale. Per il nudo secondo me no, però dico proprio anche per altri fattori, quindi diciamo è molto cambiata la TV negli anni in Giappone, non so se era così anche in Italia. Comunque, al 13° posto, questa è una cosa interessante, è che sapete che in Giappone nelle scuole ci sono i vari club praticamente per qualsiasi cosa, come il baseball, le arti marziali eccetera eccetera. Comunque in tutti questi club scolastici non si poteva praticamente bere acqua durante gli allenamenti. Non so se questo era dovuto a cosa, magari l'acqua nelle scuole non era così pulita, o volevano evitare che la gente andasse in bagno, però non si poteva bere acqua durante gli allenamenti. Boh, interessante. Vabbè, le prossime 5 non è che siano così particolari o strane, comunque ve le dico un po' velocemente. Al 7° posto troviamo in questa classifica sempre il fatto che si potesse fumare nei teatri. Al 6° posto troviamo il fatto che nei treni esisteva la sputacchiera. Al 5° posto si poteva fumare sugli aerei, e questo un po' in tutto il mondo in realtà. E al 4° posto il fatto che i treni lasciavano gli escrementi direttamente sulle rotaie, anche se questa è una cosa strana, ma è una cosa strana per il Giappone, ma in realtà insomma un pochino tutti i primi treni anche nei paesi europei succedeva così. Non so se avevo letto da qualche parte che, non so se succede ancora, anche in alcuni treni russi è vietato per i passeggeri di questi treni andare in bagno quando si fermano in una determinata stazione, anche perché vedersi l'escremento di un altro proprio dove devi prendere i treni non è bello e nemmeno igienico. Al 2° posto, questa è una cosa abbastanza interessante, è il fatto che un dollaro in passato valeva 360 yen. Questo era proprio un cambio fisso che era stato imposto dopo la seconda guerra mondiale. Questo cambio del dollaro era stato imposto nel 1949 e è stato mantenuto fino al 1973. Adesso penso che 100 yen equivalgono a un dollaro, però comunque anche lì dipende un po' dai cambi, comunque è cambiato molto. Al 1° posto, la cosa che più ha fatto impressione per questi giapponesi che si sono sorpresi è il fatto che si potesse fumare sui treni. Devo dire che il fatto di fumare è veramente comparso moltissimo in questa lista, cioè ha sorpreso moltissimi giapponesi il fatto che in passato si potesse fumare magari sui treni, sugli aerei, nei teatri, nelle sale degli ospedali. E questa è una cosa che mi piace molto, perché non so se vi ricordate che una volta avevo fatto a Venezia il video sul perché odio il fatto che sia legale fumare nei ristoranti in Giappone. Cioè ci sono ancora dei ristoranti in cui ci sono le stanze fumatori, e per il discorso delle nomikai, sapete, vi ho detto che sono quelle cene di lavoro, e se c'è il boss che vuole fumare, anche il dipendente magari un po' piccolo per non dare disturbo e per mostrare rispetto al suo superiore, anche se magari ha un'allergia, fa finta quasi di nulla e fa gaman, vuol dire subisce. È una cosa molto nella cultura giapponese, però un discorso a parte molto lungo. Se volete vedervi il video andate qua e capirete meglio che cosa voglio dire. Comunque questa cosa, che il fatto del fumare sia comparso così tante volte nella classifica, mi è piaciuto, perché forse magari in futuro il fatto che comunque si possa ancora fumare negli izakaya oggi lo vedranno come una cosa da cui sorprendersi. Quindi in Giappone le cose stanno cambiando e penso che cambieranno. Secondo me a breve non si potrà fumare né negli internet caffè né nei ristoranti, e anche le smoking area che si trovano davanti spesso a delle stazioni secondo me andranno via via a sparire. Comunque in Giappone il numero di fumatori è molto sceso, perché dovete sapere che il Giappone era veramente una società dove si fumava un sacco, mentre adesso comunque sta cambiando, penso per un discorso anche di salute. Spero che questa lista vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, mi raccomando, lasciatemi un mi piace e ditemi quali di queste 20 cose vi ha sorpreso di più. E adesso apriamo il pacco. Ve l'ho promesso. Tra l'altro non mi ricordo che cosa ho portato. È arrivata l'aspirapolvere! Te-te-te-te. Ma devo dire che sono un po' triste, perché in realtà io aspettavo l'umidificatore. Dovrebbe arrivarmi oggi. Peccato grande, hanno spedito con due pacchi separati. Vabbè ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Un abbraccione da Seba. Ciao ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.